amici, ben trovati alla recensione della Coleco Chameleon Cartridge, una cartuccia che permette di utilizzare praticamente 5 sistemi all'interno del nostro amato ColecoVision. I sistemi in questione, come potete vedere, sono naturalmente il ColecoVision, il Casio PV2000, che è un retrocomputer che non ho mai avuto il piacere di utilizzare, l'SG1000 e infine il ColecoVision Plus, che non dovrebbe essere nient'altro che la possibilità di utilizzare giochi che richiedono una maggiore quantità di RAM e un chip audio apposito all'interno del ColecoVision, utilizzando appunto la Chameleon. Praticamente sono quei giochi che verrebbero sfruttati grazie al sistema Adam. Prima di proseguire facciamo però un veloce unboxing della nostra cartuccia. Le dimensioni della scatola sono uguali al 100% a quelle delle dimensioni dei giochi per ColecoVision. Stesso identico discorso vale per la cartuccia. Infatti, come potete vedere, nella parte inferiore ha la sua forma svasata, mentre nella parte superiore c'è la micro SD, dove ci permette di poter aumentare a nostro piacere il ROM set di tutti quanti i sistemi in gioco. Dunque, a questo punto proviamo assieme un po' di giochi. Per quel che riguarda il ColecoVision, ho inserito 3 giochi che naturalmente ho originale, sono fra i miei preferiti, cioè BC Quest, Donkey Kong e Burger Time, mentre per tutti quanti gli altri sistemi utilizzerò alcuni che sono già precaricati nella micro SD che viene data in omaggio con la Coleco Chameleon. Dunque, questa è la schermata di boot. Come vedete, abbiamo la possibilità di premere il pulsante 9 per un sottomenu. Nel sottomenu troviamo 2 opzioni: la possibilità di cercare un nuovo firmware e di tornare al menu esistente. Questo vuol dire che la cartuccia è aggiornabile. Infatti, se noi torniamo al menu principale premendo 2, vediamo che in basso a sinistra troviamo versione 1.0. La cartuccia è perfettamente compatibile con i sistemi sia PAL che NTSC. Premendo un pulsante o aspettando qualche secondo arriviamo nel menu di selezione dei vari sistemi, e come detto prima ne abbiamo ben 5, quindi abbiamo ColecoVision, ColecoVision Plus, PV2000, SG1000 e il CreativeVision. Direi di cominciare, di andare in ordine, vediamo qualche gioco come accennato poco fa per il ColecoVision e nella fattispecie Donkey Kong, Burger Time e BC Quest. Allora, una volta che abbiamo selezionato il sistema, la micro SD viene letta e appare questo menu di selezione. Premendo su e giù scorriamo in verticale un titolo dopo l'altro. Sinistra, destra, andiamo avanti di pagina in pagina. Nella parte inferiore, come potete vedere, c'è il numero di titoli che sono disponibili per il sistema in questo momento, 7 di 12. Andiamo quindi giù in fondo e partirai appunto con il sempre splendido Donkey Kong. Dunque, ho controllato bene nel manuale, purtroppo non c'è la possibilità di tornare al menu di selezione né dei giochi né dei sistemi, quindi tutte le volte che vogliamo cambiare gioco o sistema dovremo spegnere e riaccendere la console. Proviamo ora BC Quest.
Bravo Matteo, grazie. Ok, concludo il test del ColecoVision con Burger Time. A questo punto salterei il Coleco Plus perché non ne ho vera e propria conoscenza e andrei con il prossimo sistema subito dopo, che è il PV2000. Innanzitutto, comunque, come avete potuto vedere, il Coleco Vision risponde perfettamente. E vediamo adesso un po' qualche gioco di questo sistema che conosco praticamente zero. Allora, qui vengono già dati 15 giochi. Ne proviamo uno a caso, Lift. Bene. Beh, direi che ci sarà da divertirsi a scoprire un po' di giochi per il PV2000. Proviamo un altro gioco. Proviamo Cracky. E passiamo al Sega SG-1000. Vediamo se qui qualche gioco lo conosco, almeno se c'è qualcosa di quelli che ho giocato. Nessuno, ma a questo punto andiamo sul classicissimo Asteroids 2022, questo è un brivo. Un Asteroids in versione XXL. Questo lo vedo un po' scattoso e un po' legnoso. Forse non è il gioco giusto. È
No, questo non mi piace per niente. Proviamo qualcos'altro. Vediamo, proviamo Snake, anche questo qui 2020. Sembra che tutti quanti i giochi che sono stati inseriti gratuitamente siano praticamente degli homebrew. Direttamente dal Nokia 6630. Allora, questo risponde perfettamente, quindi si vede che Asteroid 2024 dava qualche problema. Questo è perfetto anche nei comandi. Ok, prossimo sistema. Ho notato che se si preme il tasto reset sul ColecoVision, quando si utilizzano dei sistemi come il PV2000, l'SG1000 e il CreativeVision, si ritorna qui alla selezione dei sistemi, mentre sotto ColecoVision resetta semplicemente il gioco. Allora, CreativeVision, proviamo un paio di giochi anche qui, poi facciamo due considerazioni. Ciao Fabrizio Caruso. Allora, una sorta di Berserk. Però non mi fa già più sparare. Funziona anche bene, non so esattamente che cosa bisogna fare, però va bene, proviamone un altro. E là, un bel clonaccio di Tetris, sempre ben gradito. Allora, vediamo un po' se capisco i comandi. Questo non si gira. Musica top. Bene, supporta anche i due tasti per del ColecoVision, in modo da poter ruotare in senso orario e anti-orario i nostri mattoncini. Beh, è sempre bello, Tetris è bello in tutte le sue salse. Bene, direi di essere giunto alla fine di questo video. Sinceramente è una cartuccia stupenda, uno dei migliori acquisti fino adesso di questo 2024. Da grande appassionato di ColecoVision mi permette di inserire dentro un po' tutto quanto il mio ROM 7 e di poter provare, che è una sempre delle cose più belle di questi oggetti, degli homebrew. Il parco titoli che viene dato gratuitamente è carino e vi permette di togliervi qualche soddisfazione, ma sicuramente merita e deve essere arricchito in base ai vostri gusti. E, per quel che riguarda l'inserimento dei nuovi giochi, è abbastanza semplice. Ho visto che i giochi che sono già presenti del ColecoVision sono in punto ROM, e io ho provato a scaricarne altri con altre estensioni e le ha lette senza problemi, e, mentre per quel che riguarda l'utilizzare la micro SD è veramente semplice, perché una volta che la inserite nel computer e vi entrate nella root e troverete le cartelle con i 5 sistemi perfettamente nominati, quindi troverete proprio la cartella CreativeVision, la cartella SG1000 eccetera eccetera. Non dovete far altro che copiare al suo interno i giochi che volete utilizzare, dopodiché ci penserà la console e la cartuccia a leggere tutto quanto quello che è stato aggiunto da poco.
Bene, sono giunto quindi come sempre alla conclusione, spero che sia stato interessante, vi metterò naturalmente in descrizione il link dove potete avere informazioni sull'acquisto di questa cartuccia, io l'ho pagata 114 euro con il bundle che avete visto, quindi il manuale, la scatola e già la micro SD ed è arrivata in un paio di settimane. Grazie mille a tutti come sempre per avermi seguito e ci vediamo presto, ciao!